Faremo un viaggio all'interno della comunità di Massensatica per conoscere gli aspetti storici, giuridici e culturali del CUM, Consorzio degli Uomini di Massensatica, nel comune di Mesola, provincia di Ferrara. Un esempio eccellente di gestione della proprietà collettiva delle comunità di Monticelli e Massensatica, dove tradizione e innovazione creano nuove opportunità anche per le future generazioni. Una gestione capace di rispondere ancora oggi ai bisogni della comunità, bisogni soddisfatti ponendo al centro il benessere e il sostegno del gruppo e non dell'individuo, nel rispetto dell'ambiente e della propria identità culturale. Il Delta del Po è un territorio in continua evoluzione, dove sono presenti una moltitudine di ambienti che ne fanno un'area ad elevata biodiversità. Attraversare questo territorio significa trovarsi di fronte ad una natura inaspettata, la cui ricchezza è custodita e promossa dai parchi istituiti dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna. Navigando le foci del Po, si può osservare la maestosità del fiume quando incontra il mare e le numerose specie di uccelli che popolano lagune e canneti. Un'importante riserva naturale di questo territorio è il Bosco della Mesola, che rappresenta uno dei pochi boschi di pianura rimasti in Italia. 1058 ettari in gestione al Corpo Forestale dello Stato. Antica riserva di caccia degli estensi, il Bosco della Mesola è popolato da cervi, daini e tassi, picchi e tanti altri uccelli. Al suo interno è presente una ricca vegetazione che va dal liccio al pioppo bianco, dalla farnia al frassino. In prossimità della proprietà del consorzio troviamo le dune fossili di Massensatica, che rappresentano un complesso unico nel suo genere in Emilia-Romagna. Le dune di Massensatica, che oggi si ergono isolate in una campagna intensamente coltivata, rappresentano una delle più antiche linee di costa tra quelle che si sono succedute da allora ai giorni nostri. Per la loro importanza storico-naturalistica, le dune di Massensatica sono tra le riserve naturali della regione Emilia-Romagna. In questo contesto ambientale, in un territorio che si estende tra il ramo del Po di Goro e il ramo del Po di Volano, si trova o vi è la proprietà collettiva dei discendenti delle antiche famiglie di Massensatica e Monticelli, frazioni dell'odierno comune di Mesola. La proprietà collettiva di Massensatica nasce quindi tra il 900 e il 1000, quando gli abitanti di Massensatica si insediarono su questi dossi, che erano le poche parti emerse di una pianura padana che si andava formando con l'apporto dei materiali da parte del Po. Queste popolazioni avevano come entità di riferimento l'Abbazia di Pomposa, centro culturale, politico ed economico del territorio. Popolazioni sostanzialmente povere che maturano il diritto di pascolare e di fare legna sui boschi della prepositura pomposiana. La proprietà collettiva di Massensatica continua in questa situazione per molti secoli. La storia del Consorzio degli Uomini di Massensatica nasce con il 1894. In quell'anno il legislatore unitario
finalmente decide di riconoscere una minima valenza alle proprietà collettive. È l'anno di una legge molto importante nel nostro caso, la legge numero 397 del 1894, che regola e quindi anche riconosce i domini collettivi presenti nelle province del neonato Regno d'Italia che appartenevano prima alla sovranità del Papa. Quindi la Romagna, quindi il Lazio, quindi l'Umbria e le altre. In queste situazioni il dominio papale aveva sempre riconosciuto una valenza a quella proprietà che si chiamava universale e che noi oggi chiamiamo proprietà collettiva. La legge del 1894 consentiva alle popolazioni che avessero voluto mantenere la proprietà collettiva dei loro beni per come questa si era costituita in passato, di costituirsi a propria volta in un consorzio o comunque in una università agraria, quindi un soggetto giuridico che al pari degli altri soggetti giuridici dell'ordinamento potesse confrontarsi con i terzi, assumere obblighi e diritti nei confronti dei terzi. Il Consorzio Uomini e Massenzatica è un tipo di università agraria che non ha degli altri riscontri sul nostro territorio, sul territorio italiano, perché è un consorzio che gestisce unitariamente i propri beni. Soprattutto il Consorzio Uomini e Massenzatica è una proprietà aperta. Non esiste cioè una lista chiusa di famiglie che possono partecipare della proprietà collettiva. Qualsiasi cittadino, anche straniero, che dovesse risiedere legalmente nelle frazioni di Monticelli di Massenzatica del comune di Mesola è un partecipante perciò stesso della proprietà collettiva. È un soggetto che al pari degli altri può, nelle forme stabilite dallo statuto del Consorzio Uomini di Massenzatica, può prendere le decisioni e può contribuire a eleggere coloro i quali di periodo in periodo sono chiamati per l'appunto a gestire il consorzio e con essi questa notevole ricchezza agricola. La storia del consorzio degli uomini in Massenzatica ha resistito a un fortissimo attacco portato da quella che ancora per noi oggi è la legge vigente in tema di usi civici e quindi anche in tema di proprietà collettive. La legge numero 1766 del 1927, voluta dal regime fascista all'interno di un più ampio programma di leggi di bonifica e di leggi di miglioramento della condizione agraria. Il fine della legge del 1927 era chiarissimo: liquidare ogni situazione collettiva, ogni diritto di pascolo, di legnatico e quindi anche le situazioni più intense come quelle delle università agrarie, come in particolare quella del Consorzio Uomini di Massenzatica, per dividere i terreni fra quelle che la legge chiama le famiglie meno abbienti dei singoli territori considerati. È significativo che le procedure di accertamento dei diritti e soprattutto di liquidazione degli stessi e di divisione del territorio collettivo di Massenzatica siano iniziate subito dopo l'entrata in vigore della legge, con l'autunno del 1928, se non ricordo male. Ma è altrettanto significativo che queste operazioni non vennero mai a completarsi. Cosa mancava? Mancava l'interesse delle famiglie meno abbienti del luogo. Le famiglie meno abbienti del luogo, persone all'epoca sicuramente di condizione molto povera e che tuttavia traevano la loro sussistenza dai terreni in proprietà collettiva, più intelligentemente o comunque con più visione del loro legislatore, sapevano che a dividere questi beni avrebbero perso praticamente tutto.
i territori, i terreni del Consorzio Uomini di Massenzatica sono e restano ancora oggi terreni marginali. Sono aree perfettamente coltivabili, sono aree agricole perfettamente drenate, ma a quale prezzo? Al prezzo di lavorarle continuamente e al prezzo di mantenerle sempre in un sistema integrato, che la proprietà collettiva ha garantito allora, ha garantito ieri e garantisce ancora oggi, in una sorta di integrazione fra fini e mezzi e soprattutto persone, che è propria di questa realtà e che non può essere replicata, così come non può essere distrutta a piacimento. I veri protagonisti dunque sono gli uomini, che con il duro lavoro sono riusciti a strappare queste terre all'acqua. Con carriole e badili trasportarono enormi quantità di terra nel faticoso lavoro di scavo e di arginatura dei canali di bonifica. A mezzanotte in punto si sente un gran rumore. Sono gli scariolanti le rirà che vengono al lavoro. Il territorio è ancora oggi sotto il livello del mare e viene mantenuto prosciugato attraverso il consorzio di bonifica e l'opera quotidiana degli agricoltori. Questi terreni sabbiosi e marginali, che fino agli anni Ottanta non avevano un valore commerciale, dagli anni 90 in poi incominciano ad essere apprezzati. Il consorzio, che in quegli anni viveva una situazione di stallo, si trova a dover scegliere se continuare con un'agricoltura statica oppure investire in nuove energie per un rilancio dell'attività agricola in una visione nuova. In questa fase si fa un salto di qualità e si inizia ad investire in orticoli, perché il terreno sabbioso ben si presta a questo tipo di colture e l'acqua fortunatamente non manca. Un territorio che mediamente è dai 2 ai 3 metri sotto il livello del mare, quindi l'approvvigionamento idrico e la gestione delle acque diventa indispensabile e viene garantito dal consorzio di bonifica del Basso Ferrarese. Tutto il sistema di irrigazione e di scolo delle acque è necessario sia mantenuto in perfetta efficienza e per questo l'escavazione dei fossi avviene almeno 2 volte all'anno e la pulizia dei canali almeno una volta all'anno. Il sistema di irrigazione qui è particolare. I campi vengono irrigati per infiltrazione. C'è un canale principale dal quale si attinge acqua e attraverso un sistema di collettori più o meno ampi viene immessa acqua nei fossi. Attraverso un sistema di sfioratori viene mantenuto il livello costante dell'acqua nei fossi. I fossi sono posizionati ad una distanza calcolata di circa 38 metri l'uno dall'altro ed un rapido scolo, eventualmente in caso abbondante di pioggia. È evidente che questo sistema funziona fino a quando tutti i fossi, tutti i canali, sono in perfetta efficienza. Si passa così da un'economia statica basata su cereali tradizionali come mais, frumento, ad un sistema agrario molto spinto e veloce, perché i terreni a questo sono vocati e a questo si prestano. Dal classico raccolto tradizionale uno all'anno si incomincia a sperimentare ed arrivare a fare nello stesso anno solare 2 raccolti ed aver seminato il terzo che si va a raccogliere nell'anno successivo. Su queste terre oggi si coltivano a rotazione diverse varietà di orticoli,
dal radicchio alle carote, dalle patate alle zucche, dalla bieta da seme agli asparagi. Dunque, la forza di questa comunità è stata quella di sapersi mettere in discussione, superando i pregiudizi, per rilanciare l'economia e un nuovo modo di vivere. Tutto questo processo di cambiamento avviene anche grazie ad un presidente che guida il consorzio dal 1994, che sa guardare lontano e che insieme ai suoi collaboratori e alla sua comunità riesce, nonostante le molte difficoltà, a segnare un cambiamento virtuoso nella gestione del patrimonio collettivo di Massenzatica. Il primo passaggio è stato quello di cercare di acquistare una trasparenza nell'azione amministrativa, una correttezza nell'operato degli amministratori e immediatamente di metterci in una posizione di non sindacabilità, nel senso che quando si facevano e tuttora si fanno le cose perché si battezza il problema, okay? Poi dopo individuiamo la soluzione. L'operazione politica che è stata fatta è stata quella di mettere la comunità e quindi i problemi della comunità al centro dell'azione amministrativa. Penso che oggi, cioè per fare un esempio delle fatiche che si fanno, quando il modello imperante è il business o l'utile, no? E la cosa più semplice per un amministratore e che dà meno problemi è quella di avere i soldi e spendere, diventa di tutta evidenza che anche per un amministratore riesce difficile far capire il perché io affitto i terreni a canone agevolato imponendo dei paletti, dei vincoli di coltivazione, quando potrei tranquillamente fare una gara d'asta al miglior offerente e vengo qua, decido e ho mezzo milione di euro da spendere all'anno in, tra virgolette, clientele, la mettiamo così, in opere, no? Il problema è che io non ho raggiunto la finalità sociale, ho raggiunto uno scopo economico che è una cosa diversa. E quindi usiamo, diciamo così, il bene a 360 gradi per creare progresso in questa comunità, maturazione, educazione. Ecco. E questo è l'opera, secondo me, che stiamo facendo. Viviamo una contemporaneità dove l'importante non è quello che tu fai, ma è quello che comunichi. E questo ci provoca a vivere di apparenza, sostanzialmente. Ecco, quello che il consorzio non è, è apparenza. Il consorzio è sostanza, che si sta stratificando negli anni. Il nostro attuale assetto su come, diciamo così, come gestiamo questo bene oggi è il frutto di un percorso. E sostanzialmente lo possiamo riassumere sinteticamente in questo modo. Noi abbiamo circa 70 ettari di terreno che sono affittati ad un florovivaista non consorziato, con un vincolo ed un obbligo contrattuale, e cioè che mi metta a dimora piante ad elevato impiego di manodopera. Questo perché in questa zona è sempre stato molto forte la presenza di bracciantato, prevalentemente femminile, e quindi questo florovivaista, in un gioco di rotazione agronomica e di collaborazione con il consorzio, sostanzialmente ha un vincolo contrattuale. Nello specifico lui produce piante di fragola da vivaio e di piante da frutto, sostanzialmente, che vengono esportate in tutto il mondo, in Italia e all'estero, e questo ci copre il fronte, diciamo così, bracciantile. Con lui abbiamo un rapporto particolare che si è sviluppato nel corso degli anni,
Tanto è che si è aperta una trattativa con lui, mettendo al centro la comunità e i problemi della comunità, abbiamo imposto e abbiamo scelto quel florovivaista a patto che realizzasse il suo centro aziendale di trasformazione in questa comunità, su terreni suoi, ma in questa comunità. Poi abbiamo circa 70 ettari di terreno che conduciamo noi direttamente con finalità marcatamente sociali, cioè il nostro piano culturale è tarato sulle esigenze di alcune famiglie che abbiamo nella comunità sostanzialmente, sempre con finalità occupazionali. In entrambi questi casi c'è il lavoro al centro. Abbiamo circa 160 ettari affittati in appezzamenti da 4, 5, 6 ettari ai piccoli agricoltori per ampliare la loro maglia poderale, quindi è un sostegno, un supporto all'azienda. Qui abbiamo fissato dei criteri di priorità per arrivare a selezionarli e abbiamo cercato di privilegiare i più giovani, le aziende più piccole e chi metteva a dimora coltivazioni ad elevato impiego di manodopera, quindi nello specifico radicchio, no? Cavolo, cose orticole, insomma, ad elevato impiego di manodopera, e chi metteva a dimora coltivazioni di pregio per il territorio, nello specifico l'asparago, che sono impianti decennali e quindi richiedono un investimento, ma sono di pregio per il territorio, cioè quindi il bene finalizzato a produrre un ritorno anche, oltre che economico, anche sociale. Il consorzio nel sistema agricolo svolge la parte iniziale, per capirci, che va dalla preparazione dei terreni, la semina, alla raccolta. Tutta la parte commerciale viene svolta o da privati o da cooperative. Nello specifico nella nostra zona, insomma, sono attive due grosse cooperative e consentono a noi e alla nostra realtà di conferire serenamente, perché per dare un'idea, cioè quando io in campagna i miei agricoltori hanno 50 o 60 ettari di radicchio, e i radicchio sono 300 quintali ad ettaro, 3x6 = 18 sono 1800 quintali di radicchio, cioè per commercializzare questi volumi ti servono strutture in grado, no? Un ettaro di carote produce mediamente 600 quintali, quindi quando tu in campagna hai 50 ettari di carote, lasci a voi immaginare i volumi, sostanzialmente ti servono strutture che siano in grado poi di piazzare il prodotto e di garantire un prezzo costante nel tempo, insomma. Questa è una zona che è vulnerabile ai nitrati e quindi come ente ci stiamo anche attrezzando proprio per andare in linea con quelle che sono le direttive europee a mettere in atto tutte quelle strategie agronomiche praticamente che consentano di contenere l'impatto ambientale di una agricoltura così intensiva e così a rotazione spinta. Io credo che mettendo al centro la comunità e i bisogni di una comunità ed utilizzando il bene per il bisogno di quella comunità si riesce a tirar fuori qualcosa di positivo. Si tratta solo di mettersi in discussione e di vedere quanto tempo e quante delle nostre energie siamo disponibili a dedicare alla nostra comunità. Una buona e oculata gestione dei terreni collettivi che da oltre 10 anni porta il bilancio del consorzio in attivo. Gli utili sono indirizzati parte per miglioramenti agrari, parte al sostegno economico di iniziative culturali di aggregazione, di iniziative sociali ed assistenziali che si svolgono sul territorio. La corriera!
Tra i vari interventi in tal senso, ricordiamo che il consorzio assicura le vacanze al mare ai bambini della locale scuola materna. Il consorzio ha acquistato l'edificio dell'ex scuola materna comunale, che era stata chiusa e che oggi ospita la sede dell'ente. Una parte è stata ristrutturata e data in affitto alle Poste per l'ufficio postale, garantendo alla comunità il mantenimento di un importante servizio che altrimenti sarebbe stato soppresso per mancanza di un edificio atto ad accoglierlo. Il consorzio, nell'ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione per l'ambiente, investe risorse economiche per consentire ai bambini della comunità le visite educative presso il centro di educazione ambientale presente sul territorio. Per valorizzare la proprietà collettiva anche dal punto di vista ambientale, ha creato, accedendo ai bandi di sviluppo rurale, il bosco permanente. Un'area naturalistica su alcune zone marginali sottratte alla coltivazione, dove sono state messe a dimora piante autoctone. L'intervento rientra in un progetto di valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica dell'intera proprietà consortile. Per la prima volta nel comune di Mesola si è destinata un'estesa superficie alla rinaturalizzazione permanente del proprio territorio rurale. Dunque, il centro è sempre la comunità, il suo progresso economico e sociale, e l'ente sta studiando anche per le future generazioni un contratto di paesaggio. Cioè si vuole mettere la realtà del consorzio al centro di un sistema più complesso che riguarda questo territorio, coinvolgendo tutti gli agricoltori che hanno terreni in confine con la proprietà dell'ente e praticamente vincolandoli a seguire determinate tecniche e prassi agronomiche a fronte di un beneficio di far parte di questo sistema. Il consorzio sta investendo risorse per studiare quali potenzialità e quali caratteristiche organolettiche hanno i loro prodotti. Faremo un viaggio all'interno della comunità di Massenzatica per conoscere gli aspetti storici, giuridici e culturali del CUM, Consorzio degli Uomini di Massenzatica, nel comune di Mesola, provincia di Ferrara. Un esempio eccellente di gestione della proprietà collettiva delle comunità di Monticelli e Massenzatica, dove tradizione e innovazione creano nuove opportunità anche per le future generazioni. Una gestione capace di rispondere ancora oggi ai bisogni della comunità, bisogni soddisfatti ponendo al centro il benessere e il sostegno del gruppo e non dell'individuo, nel rispetto dell'ambiente e della propria identità culturale. Il Delta del Po